Eccoci qui a 5, ovvero, ed è subito gol la nuova. Eccoci qua la nuova trasmissione per riepilogare ciò che è successo durante la settimana calcistica del calcio a 5, torneo delle contrade. Sì, il torneo delle contrade che è iniziata la scorsa settimana e andrà avanti per tutto il mese di luglio, agosto, ma settembre. No, no, tutto il mese di aprile, dai. Aprile, maggio ci saranno le finali. Le finali, sì. Bene, allora... Le fasi finali. Gianluigi Bergamo e Riccardo Enzi qui per voi per raccontarvi cosa è successo coloro che seguono anche le dirette. Certo, perché le partite saranno trasmesse in diretta da Radio Nostra, tutte, possibilmente tutte quante. Quelle che riusciremo in base anche alle nostre forze. Quelle che riusciremo a coprire. Intanto abbiamo coperto già due partite della scorsa settimana che vi diremo dopo il risultato. Inizieremo questa sera alle 20:20 il collegamento per altre due partite. Sì. Come è suddiviso questo torneo delle contrade? È suddiviso in due gironi da sei squadre ogni girone, quindi in totale sono 12 squadre, le 12 contrade. 12 le squadre, 12 le contrade per questo torneo, tredicesimo torneo delle contrade Memorial Nicola Vianello. Esatto. Perché ricordiamo che è cambiata anche la dirigenza di questo torneo delle contrade. Prima era seguita dalla contrada di Punta Sabbioni, quindi dal Adriano Smerghetto, da Davide Martin e Niccolò d'Este, che li ringraziamo per il lavoro fatto per tanti anni, insieme poi anche all'aiuto di chi dà l'ausilio dei campi, quindi la famiglia Bozzato, Orlandino Bozzato in primis. Hanno fatto per tanti anni, per più di 12 anni, quindi quasi anche 15 anni, perché poi si è trasformato in torneo delle contrade, e hanno seguito e hanno diretto questo torneo avvincente e appassionante. Bene, abbiamo salutato gli scorsi organizzatori, poi sentiremo il nuovo patron, diciamo, di questa tornata, tredicesima tornata del torneo delle contrade, che appunto, diciamo, giocano nel campo del Marina Verde, che si trova a Punta Sabbioni, vicino al campeggio Marina di Venezia. Se qualcuno, oltre a sentire le nostre radiocronache, può venire lì e può venire anche a mangiare proprio al ristorante. È aperto, si mangia anche. Allora vengo, stasera vengo. Allora, ricordiamo, giovedì scorso, sentiamo un po', lo diciamo dopo, un attimino, un po' di musica e andiamo alle partite che si sono giocate il giovedì scorso. We'll be right back.
Eccoci qui di ritorno dopo una bella musica. Sì, dopo una pausa musicale. A 5, il nuovo programma del torneo delle contrade. Del tredicesimo torneo delle contrade. Allora, sentiamo un attimino come è andata a finire giovedì scorso. Che partite ci sono state, Riccardo? Allora, ci sono state Sacagnana Capasquali, vinta dal Sacagnana per 9-2. E là là. E Punta Sabbioni Cassavio, vinta dal Punta Sabbioni per 10-3 sul Cassavio. 10, sempre 7 gol sono il risultato, la differenza tra le due partite. Ricordiamo che il calcetto, a differenza del calcio su campo grande, le azioni sono molto più veloci, per cui anche il campo, essendo anche più piccolo, i capovolgimenti di fronte sono molto più frequenti, per cui il gioco, essendo più veloce, più immediato, i gol arrivano anche, ne arrivano anche di molti. Sì, esatto, diciamo che il calcio a 5 è entrato a far parte, diciamo, del collettivo nazionale circa una ventina d'anni fa, quindicina d'anni fa. Poi diciamo, nel caso del calcio a 5, questo nel torneo di Bari, è logico che le squadre non sono tutte allo stesso livello, per cui possono esserci anche delle differenze anche grosse di risultato. Quando invece si va su serie grosse, i risultati tante volte sono proprio miseri, cioè di gol di differenza di 1-2 al massimo, non di più. Quindi qua 7 gol le differenze tra Sacagnana e Capasquali, mentre per il girone A c'è stata appunto la partita Punta Sabbioni Cassavio, che ha visto il Punta Sabbioni 10-3. Quindi è facile fare la classifica adesso. Sì, abbiamo in questo momento sì. Il Punta Sabbioni con 2 punti, ovviamente. Lio Piccolo, Cassavio, Cadivalle, Cavio, Tre Porti a punti 0. Mentre per quanto riguarda il girone B, abbiamo a 2 punti il Sacagnana e ovviamente a 0 Capasquali, Caballarin, Cavallino, Faro Piave e Mesole. E ricordiamo che però il Capasquali e il Cassavio hanno una partita in più rispetto agli altri. Ovviamente, perché appunto domani si giocherà. Ti dico subito, stasera si giocherà Tre Porti Cadivalle alle 20:30. Allora vediamo un attimino il programma. Eccolo qua. Mercoledì 20:30 Tre Porti Cadivalle. Per quanto riguarda il girone A? Sì. Per quanto riguarda il girone B, alle 21:30 Caballarin Cavallino. Bene. Storica diatriba tra il Caballarin e il Cavallino. Semiderby, qua è difficile. Quasi semiderby. Qua sono tutti derby. Perché le due squadre erano nate da anche ex, diciamo, lavoratori dello stesso panificio, che poi hanno fatto le due squadre, e per cui era un derby quasi in casa. E dicevamo, abbiamo già sbagliato perché Tre Porti Cadivalle è il girone A e Caballarin Cavallino è il girone B, girone azzurro. Saranno arbitrate mercoledì dal Stefano Arancio il mercoledì, mentre il giovedì sarà Manuel Cimadom che ha anche arbitrato la scorsa settimana le partite che abbiamo detto prima. Allora giovedì avremo alle 20:30 Lio Piccolo Cavio per il girone A, mentre per il girone B Faro Piave Mesole. E così abbiamo già tutti quanti che hanno giocato, credo 2, 3, 4, 5, 6, sì, dovremmo avere tutti quanti con una partita. Tutte quante con una partita ciascuno, quindi il prossimo mercoledì. La settimana successiva avremo il mercoledì, giovedì e venerdì tutte le partite, che così alla fine del venerdì la classifica è al completo. Al completo. Diciamo anche che i marcatori delle partite che sono già state giocate, esatto, 9 perché gol, diremo, allora. Faremo anche la classifica, daremo anche la classifica dei capocannonieri, quindi ci sarà poi infine anche, esatto, chi è vediamo anche allora il miglior giocatore del panorama delle diciamo partite, della giornata delle tre partite. Allora, quanto su Sacagnana e Capasquali, allora diciamo già che a detta
nostra. Allora, diciamo che è facile, per il K Pasquali ha segnato un giocatore solo. Sì, per il K Pasquali ha segnato solo Simone Zaninello, due gol. E sono i due gol del K Pasquali. Del K Pasquali. Mentre per il Sacagnana ha segnato Mattia Porto, due gol, Johnny Nesto, un gol, Carillo Roberto, 3 gol, e Righetto Fabio, 3 gol. Bene, quindi quelli con i 3 gol sono alla classifica dei marcatori? No. No, ancora. Per quanto riguarda il loro girone, sono i primi. Però per quanto riguarda la classifica generale, no, perché nell'altra partita, quella fatta tra Punta Sabioni e Cassavio, abbiamo per il Cassavio 2 gol segnati da Brugnatti Riccardo e un gol da duo Eric, e invece per quanto riguarda il Punta Sabioni abbiamo Adriano Smerghetto, detto il Nano, che è anche il vecchio organizzatore, ha fatto 4 gol. Giocava in casa, giocava a Punta Sabioni, giocava nella sua organizzazione, quindi è stato semplice. Nella sua contrada. Poi Daniel Rossi ha segnato un gol e Vianello Stefano ha segnato 5 gol e quindi sarebbe lui nella classifica generale in questo momento il capocannoniere del tutto il torneo. Noi abbiamo sentito anche, così con un modo un po' scherzoso, anche il portiere del Cassavio che ci ha rilasciato un'intervista. Adesso sentiamo, così eravamo fuori della partita, fuori anche degli spogliatoi, diremo che faremo anche questo, cioè certo, avremo anche le interviste a caldo. Sentiamo un po' cosa ci ha detto. Con questo fai l'intervista. Abbiamo qui Jacopo che ha beccato 10 gol. Come si sente dopo aver beccato 10 gol? Non è molto bello prendere 10 gol, però è stata la prima partita e quindi non ci conoscevamo neanche tanto, allora. Bene, alla prossima andrà meglio. Beh, per favore. 9. No, che 9. La prossima dobbiamo vincere, la prossima. Eccoci qua, è stato simpatico. È stato simpaticissimo. Anche perché gli altri sono scappati come furetti, per cui non siamo riusciti a beccare nessuno per un'altra intervista. Però speriamo che la prossima partita gli allenatori e anche i giocatori si prestino a darci un po' a caldo le loro impressioni. Dire anche chi sono stati gli ammoniti per le spalle, perché daremo anche la classifica delle ammonizioni e delle espulsioni. Perché dopo ci saranno anche sì, perché ci sarà poi chi nelle partite dopo successive non potrà giocare per la somma di ammonizioni o per l'espulsione. Quindi per quanto riguarda la partita Sacagnana-Capasquali abbiamo come ammonito solo un giocatore del Sacagnana, Johnny Nesto. Bene, invece giallo. Per quanto riguarda il Punta Sabioni Cassavio è stato ammonito il giocatore del Punta Sabioni Faresin Luca. Bene, due ammonizioni, due partite, due ammonizioni, c'era pubblico? È abbastanza stranamente pubblico. Perché mi dicevano anche gli organizzatori che di solito la prima partita viene seguita da pochi perché tanti non sanno ancora, siamo all'inizio quindi invece è stato un bel afflusso di pubblico. Bene, diciamo che anche il portiere Paolo Jacopo quando non giocherà ci darà una mano a fare le radiocroniche, sarà con noi nella postazione, ha dato la sua disponibilità, come possono fare anche tanti altri, sia giocatori sia magari altre persone che volessero cimentarsi nella radio. Certo, abbiamo sempre i microfoni aperti per tutti. Per tutti. Take to me un pezzettino di musica e ci sentiamo più tardi. Talk to me, say what you want to me, don't leave me wondering. What's in your mind? Walk with me, let all your thoughts go free. Open the lock with me and see what we find. Talk to me, just tell me everything. We don't have anything left to lose. If you just talk to me, say what you feel. Stay at home,
these quiet nights. I wish you'd call me up, say you've had enough. Wanna start making up for lost time. Talk to me, don't make me wait to see if you might choose to leave this all behind. Qua tornati in studio. Eccoci, dopo aver ascoltato di nuovo una buona musica di Radio Nostra, che ci aiuta e ci segue e ci dà la telecronaca per tutto quello che è il calcio a 5 del torneo delle contrade. Esatto, torneo delle contrade che quest'anno ha un nuovo patron, Lele dei Rossi, che abbiamo tra Gabriele dei Rossi, ho chiamato Lele da tutti quanti, che è con noi adesso nei nostri microfoni via telefono. Lele, ci senti? Sì, buonasera. Ciao Lele. Allora, ciao ragazzi. Raccontaci un attimino l'organizzazione, le difficoltà e anche l'aiuto che hai avuto. Insomma, com'è andata quest'anno l'organizzazione per questo torneo delle contrade, tredicesimo torneo delle contrade? Diciamo che siamo partiti un po' in sordina, in quanto purtroppo avremmo voluto avere tutto il tempo necessario per gestire in un altro modo questo torneo, che comunque meritava di essere continuato e che rischiava in realtà di non continuare. E la difficoltà, prima esperienza, e quindi iniziare da zero e con tutto quello che riguarda l'organizzazione tra arbitri, squadre, calendari. Quindi, nel senso, a volte può sembrare una sciocchezza gestire una cosa anche se così piccola, ma richiede molto tempo e richiede veramente molte conoscenze anche nel poter fare in modo che tutti i partecipanti siano soddisfatti del suo calendario. E tutta una serie di cose che comunque bisogna avere un occhio di riguardo. Sì, perché insomma tutti quanti vengono per divertirsi alla fin fine, insomma si viene a giocare per il puro gusto del divertimento. Pure gli arbitri. E pure gli arbitri, esatto, ti dico. Si gioca per divertirci sicuramente, però nessuno ci tiene a perdere. Beh, questo è normale, nella competizione si gioca. Si gioca sempre per vincere. Comunque, insomma, hai avuto anche un buon riscontro, perché tutti quanti lo attendevano lo stesso, insomma, questo torneo. Sì, sì, no, un ottimo riscontro, perché anche quest'anno siamo riusciti comunque a racimolare le 12 squadre delle 12 contrade di Cavallino Treporti. E anche se alla fine proprio le ultime due le abbiamo tirate fuori io e mio figlio, e quindi bisognava fare in modo che il torneo potesse avere un seguito rispetto a tutto quello che aveva organizzato negli anni precedenti Smerghetto e Martin. Quindi bisognava continuare su questa idea di giocare tutti insieme, divertirci e ricordare comunque che il torneo era poi diventato un memorial a Nicola Dianello, che era un nostro grande amico.
Bene, insomma, si è buttato il sasso nello stagno per un nuovo inizio. Diciamo che anche il torneo ha il patrocinio del comune di Cavallino Treporti, è l'inizio. Speriamo che dal prossimo magari arrivano anche qualcosina un po' di più, oltre al sostegno, oltre al sostegno, diciamo così, dei partecipanti, qualche sostegno economico, no, non farebbe mai male, vero Lele? Diciamo che non sarebbe una brutta idea, anche se in realtà il momento non è florido per nessuno, addirittura anche per i comuni. Abbiamo dovuto fare come è sempre stato fatto in tutti questi anni, affrontare la spesa noi, con una quota di iscrizione per gestire il tutto. Abbiamo avuto la fortuna di avere qualcuno che ci ha aiutato, in realtà siete voi che ci sponsorizzate, che ci fate seguire anche in un altro ambito che non è solamente quello visivo ma è anche quello mediatico, e quindi tutto sommato abbiamo già avuto delle buone soddisfazioni fino ad oggi. Speriamo possano proseguire anche avendo un piccolo sostegno economico in futuro da parte di qualcuno. Bene, Lele, grazie. Ci vediamo allora questa sera in campo. Noi saremo lì con i nostri microfoni e con le nostre antenne. E niente, grazie dell'intervista e ci vediamo stasera. A stasera. Grazie a voi, a questa sera, a presto. Ciao Lele. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Qua di nuovo a 5 affondato colpito e affondato, il nuovo programma del calcio a 5 che vi ricorda del torneo delle contrade di Cavallino Treporti, il 13esimo torneo delle contrade Memorial Nicola Vianello, che si giocherà nei campi del Marina Verde a Punta Sabbioni ogni giovedì e venerdì. Questa sera, ripetiamo, le partite si giocheranno Treporti Cadivalle e Cavallarin Cavallino, rispettivamente alle 20:30 la prima partita, quindi Treporti Cadivalle
Valle e alle 21.30 Caballarin Cavallino. Mentre il giovedì, prima partita sempre 20.30 Lio Piccolo Cavio. E alle 21.30 Faro Piave Mesole. E tutte quante queste per il momento partite, queste partite mercoledì e giovedì saranno trasmesse da Radio Nostra in diretta. E che dire, niente, poi noi faremo la sintesi di ciò che è stato, degli highlights, dei gol, di tutto, degli ammoniti e magari anche di qualche intervista, sempre se qualcuno vorrà farsi intervistare. Sì, ma, lo beccheremo sicuramente, li metteremo. E andate anche nel sito di Radio Nostra, creeremo una pagina dedicata al calcio a 5 con tutti i marcatori e le classifiche, marcatori, classifiche anche per quanto riguarda ammoniti, espulsi, per cui avrete un aggiornamento sempre costante per sapere chi può giocare, chi non può giocare e chi è il capocannoniere per ora del torneo. Bene, vi salutiamo, è già finita la nostra mezz'oretta di questo programma A5 ed è subito gol. Finisce, metteremo adesso la sigletta finale. Diremo che probabilmente durerà anche di più le prossime volte, perché ci saranno anche più partite, più cose. Ma non lo sappiamo, vedremo. Lo sapremo solo vivendo e ascoltando Radio Nostra.